torniamo a raccontare un episodio della vita di Padre Pio, da cui poi potremmo trarre delle nostre considerazioni appunto sul rapporto tra noi viventi e le anime del purgatorio, le anime dei nostri defunti. Episodio che prendiamo sempre dal libro di Padre Alessio Parente, Padre Pio e le anime del purgatorio. Siamo al 5 febbraio del 1952. Questo episodio lo ha narrato Padre Aurelio da Sant'Elia Pianisi, testimone presente al fatto. Padre Pio era nella sua camera, con lui c'era Padre Aurelio da Sant'Elia Pianisi, così come ho detto, il dottor Sanguinetti, che era, come sappiamo, uno dei collaboratori per la costruzione dell'ospedale di Casa Sollievo della Sofferenza, che il 5 febbraio del 1952 era già a buon punto questa costruzione dell'ospedale. Padre Pio stava sulla scrivania, gli altri seduti accanto a lui in questa piccola cella, la cella dove Padre Pio è morto. Si parlava del più, del meno, ognuno raccontava qualcosa, diceva qualcosa, si parlava del lavoro, della giornata, si parlava di tante cose. A un certo punto Padre Pio interruppe questa conversazione e disse: preghiamo per il re d'Inghilterra, così noi diremmo bello e buono, di palo in frasca. Padre Pio incrocia le braccia sulla scrivania, poggia la testa sulle braccia e rimane lì un po' in silenzio. Gli altri, vedendo questa scena, si interrogano sul significato delle parole di Padre Pio. Non capiscono per quale motivo Padre Pio all'improvviso interrompe una conversazione dicendo di pregare per il re d'Inghilterra, cioè per una persona oltretutto che non era di religione cattolica, ma che era anglicano e era il capo della chiesa anglicana. Ma comunque i tre, fidandosi di Padre Pio, recitano ognuno nel proprio cuore una preghiera per questo re d'Inghilterra. La cosa finì. Quella sera Padre Pio non diede, dice Padre Alessio Parente, nessuna spiegazione, ma il giorno dopo i presenti compresero perché Padre Pio a un certo punto interruppe la conversazione e invitò a pregare per il re d'Inghilterra. Difatti, Giorgio V, re d'Inghilterra, morì proprio nel momento in cui Padre Pio, la sera prima, invitava a pregare per lui. Noi ci vediamo domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!